Buonasera, grazie per essere qui oggi pomeriggio. Ringrazio il mondo della scuola che sta partecipando a noi questo momento di riflessione rispetto a due obiettivi che ci siamo posti come amministrazione, a due luoghi che ci sono cari. Uno perché, se lo vediamo frequentando la piazza, lo scritto mai realizzato, e quindi chiederci cosa fare, credo che sia importante per tutta la nostra comunità. L'altro perché abbiamo passato una parte della nostra vita all'interno di quell'edificio che è, spero, anche la scuola elementare e media della nostra città, di tanti anni fa. Come sapete, che tempo fa, non ricordo bene quando, non vorrei ricordare la rotta, presentammo una richiesta che otteniamo con l'incontro del PNRR, un contributo che era di circa 70.000 euro, 72, per un progetto di idee. Abbiamo utilizzato quel finanziamento per arrivare a questo momento, perché un anno parteciparono studenti architetti e diciamo, i nostri progettisti di idea. Sono stati da un lato l'architetto Mattia, che era l'architetto di Cesare, per le imprese come noi, e poi l'architetto Iraci, che sono entrambi presenti. Grazie per essere qua e grazie per quello che avete fatto. Io già qualcosa ho avuto modo di vederla e credo che abbia fatto un lavoro, un bel lavoro che ci farà pensare di sempre e mi auguro orientare per il proseguo degli obiettivi che abbiamo, cioè la progettazione ovviamente, la progettazione esecutiva, eccetera, eccetera, tutti i passaggi progettuali e poi la caccia finanziamento, che comunque in questa fase storica è meno complicata rispetto al passato, caro onorevole Compagnone, ma abbiamo i supporti necessari per arrivare agli obiettivi che daremo a progetto Lombardo, che qui con la storia non lo vedo, di darci una mano in tal senso per arrivare a un obiettivo finale. Io credo che arrivare a questi due obiettivi, cioè completare la piazza con una visione di valorizzazione dell'impianto urbanistico della nostra città, della nostra piazza e della nostra città, sia un obiettivo che dobbiamo cercare di raggiungere. E poi quel grande edificio che ci ha visto alunni, frequentare quei luoghi, cosa farne? Io vi dico subito che la riflessione non può che essere collettiva, nel senso che non può essere una scelta fatta da un singolo in solitario, sarà una scelta che cercherà di cogliere gli umori, gli orientamenti della nostra città. Sono però convinto che comunque un presidio di istruzione in quel luogo deve rimanere, per tante ragioni che sono legate alla sua storia, sono legate al fatto che il centro storico ormai manca questa istituzione scolastica, alcune istituzioni scolastiche, quindi, però questo non significa che non possiamo pensare anche ad altre cose. L'edificio è molto grande, possiamo pensare a una organizzazione che possa essere unita da diverse iniziative del campo sociale, queste sono i
percorsi su cui personalmente mi sto muovendo, ma cioè, certamente ascolterò, sentirò, chiederò il supporto per arrivare a una scelta che ritengo essere una scelta veramente importante per la nostra città, che potrà caratterizzare gli anni a venire nella nostra città. E questo è quanto pensavo di dire, rinnovo che il ringraziamento per essere qui, anche un numero significativo, e quindi entriamo subito nel tema e nell'argomento, dando la parola all'architetto Idaci per parlare della nostra piazza, soprattutto di piazza, e perché no, architetto, più avanti magari, per pensare un po' ad alcuni elementi che in questa piazza creano, come dire, qualche riflessione aggiuntiva, e ci portano ad avere una riflessione aggiuntiva. Grazie e buon ascolto a tutti. Dato anche una grande responsabilità che sentiamo nostra, no? Quella di lavorare su una piazza importante, una piazza che nel tempo mi ha accompagnato in tante riflessioni. Io sono affezionato al comune di Gran Michele, ho fatto anche delle opere a Gran Michele, per cui diciamo che lo sento un po' di casa, ecco, ho alcuni contatti con persone di Gran Michele, per cui fa piacere, ecco, arrivare qui e poter dare un fronte tangibile, visibile, per quello che è il ruolo che da architetto ci dà come professione. Innanzitutto chi siamo, che è una cosa importante, generalmente bisogna capire chi ha il progettista, chi sta da questo lato, cosa fa, cosa ha fatto. Noi abbiamo un'attività che da 38 anni svolgiamo attività di architettura, partendo da un paesino di Serbianco. Adesso abbiamo tre studi, una a Catania, una a Milano e uno a Tirana in Albania. Questo ci ha permesso nel corso degli anni di lavorare sia in Italia sia in Sicilia moltissimo, perché avevamo una provincia e isole complete, e soprattutto lavorare all'estero. All'estero abbiamo fatto diversi lavori in Libano, periodo bello di Libano. Abbiamo organizzato delle attività, diciamo, per la chiesa cristiana maronita all'interno dell'università americana di Beirut, e abbiamo completato, tranne l'ultima parte, abbiamo completato, perché in questo momento è difficile andare in vita, no? E la chiesa, quindi abbiamo organizzato anche una chiesa per la comunità cristiana maronita. Da Libano siamo stati in Serbia, siamo stati in paesi dove comunque c'è sempre una situazione borderline. Ma siamo in Serbia, perché là abbiamo anche realizzato diverse opere. E adesso, ultimamente, stiamo lavorando moltissimo in Albania, un paese fortemente in espansione da un punto di vista turistico, dove è impensabile qualche anno fa quello che sta succedendo in Albania. Da qui ai prossimi 10 anni vedremo un impattamento pazzesco. Uno stato di circa 6 milioni di abitanti, quindi quando la Sicilia, riesce nel breve tempo a realizzare Tirana e farla diventare una metropoli tra non molto, e dare lungo tutta la costa la possibilità di espansione per il turismo che non è da poco conto. Noi lavoriamo da 7 anni e siamo parte partecipe di questo processo evolutivo sotto il profilo sia urbanistico, abbiamo realizzato il master plan, sia architettonico, stiamo realizzando diverse opere. Città, questa città al sud dell'Albania, di fronte allo studio, di fronte alla Grecia, il primo porto turistico lo stiamo realizzando noi già in attività, e poi diverse linee, diverse attività. Noi praticamente partiamo da una micro architettura, quindi ci occupiamo anche di dettaglio, realizziamo anche il dettaglio del suo essere, della la macro architettura, quindi diciamo da questo punto di vista c'è anche un'attenzione, così come per la micro, anche per la macro. Le opere anche una certa dimensione che ci piace far parte, così come in realtà si tratta anche le piccole. Quindi attenzione a puntare, attenzione a tutti quello che sono i sottotitoli, diciamo, per la piattura. Perché siamo qui a Gran Michele a raccontare quello che adesso vi
piazza peronale, che sappiamo benissimo, che ha creato un interesse attorno a questa cittadina a livello mondiale. E quindi la storia ci insegna, quindi c'è una storia abbastanza, diciamo, avanti su quello che è stato nel tempo. È chiaro che questa piazza peronale ha avuto una stratificazione temporale che non nasce da una certa generalità nel tempo, ma è un'aggregazione di più elementi che possono, nel suo essere, praticamente descrivere un po' la stratificazione storica di quello che è stato lo sviluppo della piazza. Piazza stessa che poi ha avuto l'evoluzione, che è stata presso un concorso, anch'essa rivalutata. È chiaro che ogni opera civile subisce le dinamiche politiche, cioè è quello che avviene, no? La scelta arriva la politica, non arriva mai dal privato, no? Abbiamo in Francia, da Tanzania, da Lyon, da Torrefelle, tutte opere che hanno deciso i politici. Sono le opere che hanno deciso i politici, scusate. E di conseguenza poi sono rimasti nel territorio e ancora oggi andiamo in Francia per vedere la Torre Eiffel, per vedere la Demanza, per vedere la Trignone. Quindi quando si fa un'opera pubblica, il politico è aperto verso l'opera pubblica, rimane nel tempo. E questa è una bella responsabilità per un'opera di questo, diciamo, di questa entità. Entità perché? Perché in effetti è l'ultimo spazio rimasto per chiudere questa piazza. E l'ultimo è sempre lo spazio più difficile, perché chiaramente deve fare riferimento a cosa? Alla piazza, alla forma, all'evoluzione storica di ciò che è stato, barocco, barocchetto, il rinascimento, Deco, lo sappiamo. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare quello che il tempo ci dà e quello che il tempo ci darà. Cioè, così come apprezziamo le opere che sono state fatte negli anni antecedenti, 800, 700, ma non era contemporaneità, cioè la cosa importante è che quel percorso non era modernità, stiamo attenti a determinare altre cose, era contemporaneità. Cosa si faceva? Perché si facevano determinate opere nel tempo? Si facevano perché c'erano gli artigiani giusti, perché la tecnologia era arrivata fino a un certo punto. Oggi c'è un'evoluzione, l'evoluzione si chiama architettura contemporanea. La contemporaneità deve guardare all'oggi, deve guardare al futuro e cosa resterà nel tempo? Quindi la scelta di un progetto quando è in taglio e va verso una dimensione importante che è quella di dare un'impronta tangibile che deve restare, deve rimanere, ti pone a mille riflessioni, a punti di partenza. La prima, diciamo, che noi abbiamo fatto ed è quella che tanto sempre noi, la descriviamo in maniera specifica, è quella dell'idea di base, di una volontà chiara, la piazza vista da un punto di vista visionario. Finora la piazza l'abbiamo visto sempre in una situazione, in una condizione che l'occhio umano la percepisce entrando ad un'altezza massima di 1,60 m, 1,70 m, oppure se tu sali su, guardi dall'alto, ma non hai una visione visionaria reale per come la piazza è. Quindi il progetto e i vari progetti vanno a definire praticamente questa visione un po' dall'alto, cosa che in questo momento non c'è. Un altro confronto che noi abbiamo avuto viene dalle riflessioni fatte dal primo incontro avuto per la piazza qualche mese fa, un paio di mesi fa. Anche lì abbiamo raccolto dei dati, abbiamo cercato di capire qual era la volontà anche di chi questa piazza la vive quotidianamente, di chi la vorrebbe vivere in un determinato modo. Per cui ci siamo posti determinati condizioni che abbiamo messo in progetto. La terza ipotesi è un'ipotesi di centralità, così come l'esagono ha una sua centralità, questo elemento che deve essere un elemento innovativo, contemporaneo, nuovo, ha anche una centralità. Per finire con la quarta idea che ci è stata un po' suggerita e lanciata, quella di essere un po' più stravolgente, un po' più, diciamo, che faccia parlare di sé, che faccia parlare non solo per la forma, ma anche per i contenuti e l'altezza. Detto questo, praticamente, abbiamo cercato, perché non è facile per un progettista andarsi a distrigare in questo circuito in cui tu devi verificare quattro ipotesi che siano complementari, ma allo stesso tempo partono sempre da un segno orario, da una matita.
che percorre effettivamente una geometria. Geometria è quello che noi utilizziamo nel nostro fare progetti. Il nostro progettare non è astratismo, il nostro progettare è geometria pura, su cui lavoriamo costantemente con verifica e visione, per cui nelle opere che noi adesso vi facciamo vedere, leggerete esattamente quello che è il percorso progettuale che noi abbiamo fatto. Ne parla Monica, la mia collega. La prima ipotesi progettuale è, diciamo, quella che abbiamo denominato come esagono, e si basa su dei profili geometrici ben definiti. Già qui dall'inserimento nella piazza esagonale si vede come effettivamente ci siano questi tre profili che poi leggiamo benissimo nei render, e ognuno, diciamo, ha una propria funzione, qui si vede bene. L'esagono, poi faremo un passo indietro, è proprio l'elemento principale di questa prima ipotesi progettuale. E proprio dall'esagono si accede poi a quelli che sono gli spazi espositivi, che sarebbero sulla destra. Per noi è stato importante far parte di questa piazza, offrendo anche uno spazio al coperto che ad oggi è assente. Per cui la piazza continua e diventa piazza coperta, l'esagono d'accesso agli spazi polifunzionali che si appunto delineano nel piano terra, così come nel primo e nel secondo piano. E poi la cosa importante che abbiamo già accennato precedentemente è quella di avere un punto di vista rialzato, quindi sulla piazza esagonale. Questa è la prima ipotesi, e qui vedete appunto dei render. Mentre la seconda ipotesi, che abbiamo chiamato, diciamo, la terrazza sul futuro, ha un'anima più tecnologica, per la scelta sia dei materiali che volendo anche quello funzionale. In questo caso, questa ipotesi progettuale si basa su un volume in vetro, una rampa che dalla piazza porta anche qui a una terrazza panoramica, e anche qui c'è stato il ragionamento, diciamo, della copertura, quindi di terrazza, con questa forma ancora una volta esagonale che abbiamo voluto riprendere per ombreggiarla. In questo caso, come in tutte e quattro le ipotesi, è stato anche importante non solo andare a vedere un'architettura appunto proiettata verso il futuro dal punto di vista di materiali e anche spazi, ma quello comunque di avere un certo rispetto per il mondo dove noi andiamo a inserirci, per cui tutte le proposte, a parte l'ultima che, come abbiamo detto precedentemente, è quella volutamente più sfacciata, tutte le proposte seguono il profilo della cornice e si inseriscono come appunto a chiudere quell'anello mancante di cui abbiamo parlato prima. Tutti gli spazi, ovviamente anche in questo caso, sono degli spazi liberi, aperti, poi funzionali, così all'impianto, proprio per la possibilità in un futuro, quando magari non ci sarà più bisogno di una sala espositiva, ma avremo bisogno di qualcos'altro, potremmo suddividere ulteriormente questi spazi. Per quanto riguarda invece la terza proposta che abbiamo appunto ipotizzato, l'abbiamo chiamata di centro. Anche qui c'è stato un lavoro di documentazione, ovviamente, per quanto riguarda la storia della nascita della cittadina. E di centro perché il progetto nasce proprio dall'epicentro, come l'epicentro di un terremoto può dare luogo poi in un futuro una cittadina, in questo caso dico luogo a quello che è uno spazio museale. E questo edificio si presenta invece come un edificio magari più introverso, quindi più chiuso, solcato solo da qualche taglio di luce, proprio perché in questo caso prevalentemente pensato per delle esposizioni. Ma anche qui abbiamo la terrazza panoramica, anche qui abbiamo la possibilità di una piazza coperta e di una piazza che, volendo, qui si vede forse un po' meglio, scende per diventare gradone. Qui abbiamo un piano semi-integrale, sempre per offrire dei punti di vista magari inediti su quello che può essere lo spazio pubblico. L'ultima invece proposta progettuale, per quella più stravagante, se così vogliamo dire, ma anche identitaria, è quella che in un certo senso permette il punto di vista privilegiato, che è quello che tutti vorrebbero avere e che tutti potrebbero avere, perché appunto diventa luogo pubblico. In questo caso la geometria
che ci ha seguito per tutti questi progetti, che come geometria esagonale, rettangolare, in questo caso ellittica, ha dato spazio, ha dato forma a questo progetto che di fatto è una torre, e quindi abbiamo voluto chiamarlo una torre. Un progetto che poi si conclude con questa terrazza panoramica, dove noi abbiamo pensato possa esserci volendo una caffetteria. E in questo caso è inedito perché lo spazio espositivo viene distribuito proprio lungo i piani, quindi dove avviene la distribuzione verticale. Anche qui ovviamente abbiamo questo volume, che è un volume più grande, il quale può ospitare tranquillamente una conferenza piuttosto che un'esposizione magari più grande, e anche qui la piazza al coperto, proprio per dare più opportunità di vita sociale e di spazio pubblico. Quindi queste sono le quattro. Direi l'ultima proposta, una proposta che veramente estrema, finalmente le tre proposte li mette insieme, no? È molto evoluta, diciamo che appunto il giardino che tu vuoi percorrere all'aperto, l'affaccio che si erge e che si alza, lo spazio invece intermedio che può diventare uno spazio polifunzionale. Da notare, se ci vuoi vedere la figura della trama, ecco, se voi vedete le trame, anche queste sono delle trame molto lavorate, è praticamente un elemento siciliano, appartiene alla nostra cultura, assolutamente, sul fatto del quasi granaio che tu man mano sali su della torre, no? Questo attraversamento che avviene, questi elementi sbingiati. Quindi in questa proposta, che paradossalmente se tu vai per dire, sembrerebbe in altezza più ingombrante, in realtà è molto più leggera rispetto a quello che abbiamo visto inizialmente. Il tentativo nella prima proposta era quello di andare a compattare prospetticamente il tutto, no? Lì invece, con un elemento che si va ad Egis, quindi che si va in altezza, vedete come paradossalmente si libera e diventa molto più leggera. A voi adesso vi commento. Però se inseriamo anche quella, a quel punto possiamo dire
dire che la copre quasi totalmente. Ecco, una parentesi, vi ho dato per guardare meglio le tre ipotesi e capire quale può essere la funzione, diciamo, più idonea, dato che stiamo parlando di dimensioni veramente grandi. Allora, ipotesi progettuale 1. Io, il mio edificio chiaramente è una preesistenza che conosciamo tutti, abbiamo tutti quanti un legame affettivo, ne abbiamo già parlato nello scorso incontro, e cercherò di essere veloce perché sono veramente diverse le funzioni e quindi hanno, diciamo, bisogno di una spiegazione accurata. Vi chiedo di tenere a mente questi tre colori, che sono appunto il giallo per tutto ciò che riguarda la funzione socioculturale, il marrone per quanto riguarda la funzione scolastica e poi il grigio per le funzioni comunali. Come potete vedere da questo breve layout, iniziando dal piano seminterrato, coesistono le tre funzioni e poi avremo un piano dedicato, uno per piano funzione scolastica per il piano terra e funzione socioculturale per il primo piano. Adesso ve le mostro, diciamo, singolarmente. Il piano seminterrato, ho pensato di inserire questo grandissimo cineteatro che io ho individuato come funzione scolastica. In realtà vorrei sottolineare che essendo appunto di proprietà comunale diventa una funzione sì scolastica ma anche comunitaria, sociale, quindi un luogo pubblico di poter, oltre che appunto ospitare rappresentazioni teatrali, ospitare proiezioni cinematografiche, poter fare anche delle rappresentazioni o poter fare, non so, incontri come questi. Io questa funzione in realtà ve la riproporrò in tutte e tre le ipotesi, quindi questo sarà un elemento comune a tutte e tre. E poi nei bracci circostanti a questo grande spazio, che chiaramente è dotato di spogliatoi, servizi per il pubblico, servizi annessi, abbiamo un grandissimo locale tecnico per tutti gli impianti, per i server e un grande deposito. Come vedete, qui coesiste la funzione sociale, quindi io per sociale intendo le associazioni che sono molto impegnate nel nostro paese. In questo caso mantiene l'Associazione degli Amici di Cristo, insomma, che svolgono un lavoro veramente importante per una fetta della comunità, e l'Avis che fa altrettanto. Le parti che vedete in grigio, si è pensato di lasciare gli uffici che sono lì sedimentati, come ad esempio l'ufficio elettorale e l'ufficio anagrafe. Al piano della scuola invece, che è il piano dedicato, tutto il piano terra dedicato a questa funzione, mi viene da dire esattamente come esso stesso ospita, nel senso che capisce che l'edificio è nato per essere scuola, perché io in realtà in questo piano è stato quello in cui ho avuto meno difficoltà, in quanto le classi sono, diciamo, si prestano ad essere classi e tutto il braccio, questo più lungo, insomma, che vedete sulla destra, sarebbe dedicato alla scuola, alla prima, seconda, terza, quarta elementare, quarta e quinta elementare, quindi l'idea sarebbe quello di inserire in questo braccio una sezione di scuola elementare, in questo minore una sezione di scuola media, quindi prima, seconda e terza media. Questa zona adibita a servizi, segreteria, docenti, aula docenti, e questo sarebbe tutto un braccio per attività sportiva, quindi palestra con spogliatoi e servizi, e questa sarebbe un'aula immersiva. E l'idea è quella di, diciamo, dato l'età dell'edificio, che sicuramente presenta dei deficit da un punto di vista, diciamo, di ammodernamento, diciamola così, e l'idea è quella di poter inserire delle novità come quelle che siano le aule immersive di quest'ultimo decennio, forse anche meno, ed essere di uso sì scolastico, ma anche appunto della comunità, un po' come il cineteatro, no? Perché chiaramente sarebbe un'aula a disposizione anche per artisti, qualcuno che vorrebbe, non so, fare la presentazione di qualche di una personale o altro. Al piano primo invece avrei pensato di inserire tutte quelle attività associazionistiche. Chiaramente, con l'aiuto dell'assessore Lega, che non è presente, abbiamo cercato di individuare quelle che sono le associazioni più attive sul territorio, quindi possono essere ad esempio le scuole di musica, le scuole di teatro, le associazioni di teatrali, e
e poi anche qualcuno che vedo presente come associazioni insomma, di astronomia, poter dare degli spazi in modo da realizzare degli incontri, degli eventi, o poter smuovere quella fascia di comunità che potrebbe essere interessata nel promuovere questa attività o nel partecipare, perché no? Quindi realizzare una grande aula musica oppure delle aule per servizi digitali. Cerco appunto, come dicevo, di essere... in questa invece slide vi mostro tutti quelli che sono gli spazi verdi. Allora, iniziando dalla terrazza, che è di pertinenza del piano terra, quello che vedete è un tappeto gommato per attività all'aperto, quindi dare la possibilità a questi ragazzi di fare sia appunto l'attività in questa palestra, in questa sala da ginnastica, sia poter usufruire della terrazza per attività all'aperto, sedute didattiche, orto botanico, e questa parte invece verde che vedete sarebbe occupata da verde, che è la terrazza del piano superiore, da verde estensivo. Il verde estensivo, come ben tutti sappiamo, è una forma di copertura a verde con delle piante naturali che hanno pochissimo bisogno di edificazione e di manutenzione, però danno un grandissimo abbattimento energetico, quindi questo favorirebbe insomma sia nelle stagioni invernali che nelle stagioni estive un miglioramento energetico. Riguardo invece la piazzetta d'ingresso, scusate, ho sbagliato slide, ecco qua, si era parlato anche dall'incontro della comunità del riassoggettamento della piazzetta al verde urbano. Come vedete, per chi non è insomma del luogo, tutte le piazzette che fanno parte del settimo anello concentrico del paese sono adibite a verde urbano, tranne questa, perché questa diciamo è diventata di pertinenza della scuola nel tempo. Quindi l'idea sarebbe quella di ritornarla al verde urbano, e oltretutto, come vedete, questo rettangolo è un abbattimento, quindi è previsto l'abbattimento di questo corpo di fabbrica qui iniziale, questo ingresso, e questo come previsto dal piano particolareggiato di Paolo Portoghesi. E l'idea appunto della prima ipotesi sarebbe questa: una apertura, un abbattimento totale dal Corso Roma, con appunto questo piccolo cordolo delle aiuole, una estensione di prato, e l'atrio d'ingresso diventerebbe adesso questo, l'ingresso all'edificio è questa porta qua, e questo sarebbe un portico che non solo allarga il quadrato della piazzetta, ma anche dà un'idea di fruizione maggiore e di, cioè, diciamo, di apertura dello spazio con il cortile, con il piccolo cortile che è interno. Quindi è diciamo un filtro, però che io volutamente ho pensato di lasciare aperto, e che appunto dà una spazialità, una visibilità diversa. Lateralmente rilasciare questo muretto diciamo di contenimento con diciamo delle aiuole basse. Il piccolo cortile rimane esattamente com'è, è pavimentato, qui non si vede, rimane com'è, però diciamo diventa aperto, diventa uno spazio aperto. Qui vi faccio, non vi voglio annoiare, vi faccio una panoramica veramente di sintesi di quello che potrebbe essere sia i vantaggi e gli svantaggi dell'intervento, ma di quello che appunto è l'indotto generato in fase di cantiere, che fondamentalmente non cambia. Io per indotto in fase di cantiere intendo comunale, provinciale e regionale. Chiaramente possono esserci dei fornitori anche esterni. Invece per un indotto in fase di esercizio è più o meno, sempre con delle statistiche, mi permetto di dire, un po' positive, è di circa 1.000.000 e più. Questo potrebbe generare, tra l'altro, un effetto occupazionale di 68 unità lavorative, di cui 60 sempre in fase di cantiere, e 8 le unità lavorative nuove, perché tutti quelli che sono i dipendenti comunque della scuola, i docenti, i dipendenti comunali che sono già impiegati nelle attività residenti, sono già conteggiati e non sono delle nuove posizioni lavorative. Comunque, dei vantaggi sicuramente sono la messa in funzione di popolamento della struttura, la manutenzione che diventa frequente e quindi permette il non abbandono dell'immobile, l'interconnessione tra le
varie fasce della comunità, l'efficientamento energetico, nuovi posti di lavoro, la recensione del centro storico, ma soprattutto la fruibilità da parte di una fascia di popolazione giovanile verso il centro storico e l'aiuto non indifferente per questi bambini, diciamo, che abitano in centro a raggiungere una scuola centrale senza più, insomma, anche a piedi facilmente. Gli svantaggi potrebbero essere dovuti alle interferenze tra le funzioni. L'ipotesi progettuale 2 invece, come vedete, non prevede la scuola. Abbiamo due piani dedicati alle associazioni, il piano seminterrato, come vi dicevo, è sempre, ospita sempre le tre fasce. Quindi il cineteatro, come detto prima, lo manteniamo. E cambia fondamentalmente che questa parte dedicata al comune, alle attività comunali, prevede una sala assessori e una sala convegni minore. Queste sono intese come spazi filtro tra le associazioni e le attività comunali, quindi che ne so, l'organizzazione di un carnevale, l'organizzazione di una festa patronale, eccetera. Questa parte invece, questo braccio, è dedicato alle associazioni e magari si potrebbe pensare di, al momento in cui abbiamo tantissimo spazio, di dare, di creare anche delle collaborazioni tra associazioni e parrocchie. Relativamente invece al piano terra, pensavo di introdurvi, appunto, per la più facile accessibilità, tutte quelle associazioni, diciamo, di volontariato, che si occupano di volontariato. Quindi possono essere, appunto, gli Amici di Christian, poi ce ne sono, non so, c'è l'Avis e tanti altri. Sicuramente, dato che adesso le postazioni sono maggiori, tutte le associazioni, anche quelle magari attualmente meno attive, potrebbero pensare di prevedere una sede. Ciò che su cui voglio fare il focus, voglio mettere diciamo, uno zoom, è su, sempre sull'aula immersiva, che avrebbe la stessa funzionalità di cineteatro, quindi sempre ad uso comunale, e anche la novità di laboratori didattici per bambini autistici, aule sensoriali Snoozel. Maestre, correggete se sbaglio. Poi sicuramente. E poi anche laboratori appunto didattici, laboratori psico di appunto attività psicomotorie per questi bambini e per insomma persone che di cui ne hanno bisogno. E piano superiore invece tutte le associazioni, diciamo, a scopo di lucro, quindi quelle che sono attive, che generano, possono anche generare, non so, istruzione, penso alla, sempre alla sala, per la sala di musica, oppure alle associazioni teatrali, circolo scacchi, creare, diciamo, la cosiddetta casa delle associazioni, di modo che chiunque, anche un appassionato in pensione, una persona, diciamo, locale, persone extraterritoriali rispetto al comune di Granichele, possono andare a interessarsi e prenderlo come centro di riferimento. E devo dire che in associazione a queste ipotesi di progetto, in realtà non mi piace chiamarlo piano sì, però mi piace anche sì, diciamo comunemente chiamato così, però mi piace diciamo suggerire il fatto che da l'utilizzo attivo di queste sedi a livello associazionistico che potrebbero promuovere attività per il territorio, ne potrebbe venire fuori l'idea, che diciamo, è venuta a me, di creare un centro fieristico. Però vi spiego meglio. L'idea potrebbe essere quella che, dato che a Michele abbiamo una presenza di artisti, artigiani di notevole anche spessore, si potrebbe pensare che questo immobile, una volta l'anno, per, non so, una settimana, un'apertura temporale che può essere quella di una fiera, potrebbe diventare un centro di riferimento per l'esposizione di alcuni artisti o di alcuni artigiani, una specie di, diciamo, open house, chiamiamolo così. A quel punto potrebbe diventare un punto di riferimento per Granichele, per il territorio, data anche la posizione baricentrica in cui noi ci troviamo. E voi chiaramente mi dite che cosa succede di tutte le associazioni che hanno fatto sede là. Abbiamo un grandissimo locale deposito al piano terra in cui sicuramente non andremo a smantellare la sala musica o l'aula immersiva, però quelle associazioni che hanno occupato la sede con poca roba si potrebbe pensare di spostarle in deposito. Questo genererebbe comunque un polo, un centro
molto attivo e che potrebbe far finanziare le casse stesse delle associazioni, perché l'associazione dal momento in cui libera la sede, cede la sede, chiaramente prenderà un affitto dando la sede a stand, dipende chiaramente regalando, diciamo cedendo la sede all'artigiano o all'artista interessato, potrebbe diciamo prendere appunto avere dei benefici. Questa invece relativamente agli spazi verdi, qui ho pensato ad un verde estensivo in terrazza e non più in copertura, e quelli che vedete in marrone sono degli spazi per piccole rappresentazioni, non so, rappresentazioni teatrali, dato che ci sono le associazioni, sempre l'uso associazionistico, lo stesso per queste sedute. Questo è una zona, spazio per pannelli fotovoltaici e solare termico. Relativamente invece all'ingresso, l'ipotesi qui è molto differente, nel senso che l'abbattimento delle barriere geomarchitettoniche qui viene fondamentalmente dal corso Roma, cioè da questo. Qui non ci troviamo nessun muretto, soltanto aiuole e prato, e da questo lato invece avremo una scalinata che guarda il Calvario. In questo modo, a differenza della precedente ipotesi, abbiamo una sorta di, chiamiamola, liberazione da entrambi i lati. Cioè, come vedete qui, la percezione è quella di avere la piazza e poi l'edificio attaccato. Nella precedente ipotesi è quasi l'edificio che abbraccia la piazza. Quindi, per quanto è stato abbattuto, diciamo, il muretto frontale, tolto il cancello, lasciate le aiuole, sicuramente questa ha una spazialità maggiore, è completamente smantellata da ogni, diciamo, barriera costruttiva. Il portico rimane esattamente come nel precedente caso, è sempre una zona filtro di ingresso. Se avete qualche intervento potete sbloccarmi, oppure io c'è l'ultima, sto andando velocissima, c'è l'ultima. Qui chiaramente a livello di numeri saliamo, perché indubbiamente l'idea di realizzare dei padiglioni, quindi realizzare gli stand agli artigiani, agli artisti, creerebbe un indotto non indifferente, soprattutto concentrato in quella settimana, 10 giorni di fiera. Chiaramente il mio è sempre una visione molto positiva e sarebbe, creerebbe un movimento territoriale e circondario non indifferente, perché potrebbe essere un inizio locale, ma potrebbe diventare un punto di riferimento. Quali attività e i posti di lavoro generati sarebbero soltanto 6 unità lavorative rispetto a quelle della fase di cantiere, perché fondamentalmente tutte le associazioni avrebbero i propri addetti. Riguardo i vantaggi e gli svantaggi, c'è, diciamo, poco in più rispetto a quello che ho già detto, perché ciò che conterebbe sarebbe l'incremento della comunicazione delle attività limitrofe, la creazione di nuovi punti di interesse per la comunità e per le città del circondario. Il rischio potrebbe essere quello di un semiabbandono da parte di alcune sedi di associazioni che non sono fondamentalmente attive. L'ipotesi progettuale 3 invece, come vedete, è tutta grigia, perché prevede soltanto funzioni comunali, e l'idea sarebbe stata, oltre al cineteatro che sempre vi propongo, quella di fondamentalmente creare un polo di uffici, concentrare tutti gli uffici comunali in un unico edificio, in modo da avere tutti i servizi in una sola, in un solo posto. Come vedete, il piano terra, la leggenda magari non si vede tanto, però qui si era pensato di inserire tutti gli uffici che hanno contatto con il pubblico, quindi uffici tributi, tari, IMU, TASI, e chiaramente la segreteria, una caffetteria con area bar, relax, e invece nel piano superiore tutti gli uffici più direzionali. Relativamente agli spazi verdi, ripropongo il piano terrazzo coperto con un verde estensivo, anche nelle ipotesi precedenti è proposta questa siepe, diciamo, di
confinamento, dato lì attualmente presenta una ringhiera in ferro. Qui è, vi propongo lo spazio di impianto fotovoltaico solare termico, relativamente invece all'ingresso è una scelta un po' più conservativa, nel senso che sul corso Roma rimane pressoché indifferenziato, a parte l'abbassamento del muretto e la realizzazione di una barriera attraverso una siepe alberata. Il muro di confine, come vedete, dà proprio l'idea. Ecco qua, sono tutte e tre le ipotesi a confronto per farvi vedere meglio il discorso che dicevo prima. Mentre qui abbiamo una spazialità maggiore, e cioè è proprio aperto, si vede che è come se fosse la piazza a sé e l'edificio attorno alla piazza. Qui abbiamo l'idea che l'edificio abbracciasse la piazzetta, proprio la integrasse. Quindi, come dicevo, ipotesi 1, 2 e 3. Relativamente all'analisi, qui i dati crollerebbero perché fondamentalmente i profitti sono dati soltanto dal cineteatro e dal bar attinente alle attività d'ufficio. Io vi ringrazio, volevo per l'attenzione datami, ma soprattutto volevo dirvi due parole, mi permetto di dire due cose. Noi tutti abbiamo detto almeno una volta o sentito dire che Tramichele è un paese che si sta spegnendo, Tramichele è un paese morto, non c'è più niente, però voglio dire, noi che abbiamo scelto di rimanere qui, io penso che la vitalità la dobbiamo creare noi, quindi siamo noi che dobbiamo impegnarci affinché esso si riaccenda in qualche modo e non possiamo dedicare tutta diciamo, la responsabilità alle attività commerciali o agli imprenditori che già fanno il loro lavoro, ma soprattutto noi comunità dobbiamo impegnarci per farlo e rivivere, lavorando tutti insieme per realizzarla. Sicuramente l'immobile si presta bene, è una risorsa importante che abbiamo nel territorio, ce l'abbiamo già, non la dobbiamo costruire. E all'interno del tessuto cremichelese ha una forte presenza e sicuramente se esso sarà ben gestito non tarderà a dare i suoi frutti a chi sta credendo, ci sta credendo e sta investendo in questo lavoro. Grazie. Bene, grazie. Capisco che il primo impatto è sempre, no? Ci fa riflettere che a dubbi anche come dopo ci si perde, no? Però credo che materia su cui confrontarci ce n'è. Quindi siamo qui per stimolare il dibattito, ascoltare, sentirci e per poi un rilievo di riflessione e di confronto che ne insieme si esaurirà questa sera. Ci ha anche chiesto di intervenire l'onorevole Giuseppe Lombardo perché ci dovrà lasciarci subito dopo per un impegno istituzionale, quindi diamo immediatamente la parola. Sì, io mi permetto di intervenire prima un po' stavolta la scaletta della giornata perché, come già ho detto, oggi è una giornata per me piena di impegni, quindi dovrò lasciarvi tra poco. Ho potuto apprezzare questa rassegna di ipotesi progettuali che sono, dire, tutte apprezzabili e tutte, dire, adesso per me non è sorpresa, non c'è più interesse, anche perché, dire, oggi come ha accennato il tema, però non sapevo che fosse così denso di robe, di contenuti che qualificano tantissimo questa nostra comunità. Noi veniamo da una fase difficilissima su quella che è l'utilizzo dei fondi europei, ci sono grandi incertezze per circa un anno da quando ci siamo insediati, ci siamo lasciati alle spalle la programmazione 2014-2020 e molti interventi di quella fase, abbiamo fatto impianti caro Pippo che ci attanaglia e ci coinvolge tantissimo, che probabilmente riuscirà a mettere sui fondi POC per consentire la continuità di quell'intervento piuttosto corposo, circa 12 milioni di euro, che di qui a breve vedranno la prosecuzione.
e noi abbiamo un FSC che è quello di 2020. Io parlo, lo dico, ce lo parlo al cuore dell'argomento, lascio, uso pochi convenevoli, abbiamo un FSC che ammonta circa 6 miliardi di euro, ma parte di questa somma, parte consistente è erosa dal ponte sullo stretto che ci costa 1 miliardo e 3 che abbiamo voluto mettere, dagli 800 milioni di euro previsti per la realizzazione dei due termovalorizzatori che non so se basteranno, abbiamo anche risorse vincolate per circa 350 milioni di euro per gli impianti di depurazione che sono destinati al commissario straordinario di depurazione, e in mancanza di quattro fondi questo monte premi dei 6 miliardi si abbassa tantissimo. E poi abbiamo i vari segmenti interventi. Io cosa voglio dire sostanzialmente? Di puntare su quello che è realizzabile. Già lo sanno bene gli amministratori locali, io non risparmio complimenti a questo comune che è pieno di attività, di contenuti, di post progettuali, di progetti esecutivi che attendono di essere realizzati. Lavoriamo appunto innanzitutto sul progetto rendendolo esecutivo, perché da loro del domani Pippo Compagnolo Sapissimo può uscire la misura dell'assessorato X piuttosto che Y e che consente appunto di realizzare questi progetti. E alla luce dell'analisi che ho fatto, cioè di questo PSC che è dimagrito sostanzialmente, possiamo dire che sulla riqualificazione urbana come PSC c'è ben poco. Occorre puntare sul PR PESR, che secondo me sarà il vero volano di sviluppo, perché sull'FSC c'è un chiaro indirizzo di questo governo che è quello di non parcellizzare gli interventi. Già quando Pippo Compagnone al Teatro Regionale, il codice Michele si è prodigato per consentire la realizzazione di molti interventi, abbiamo molti progetti esecutivi nel campo sportivo, ne parlavamo prima, a breve uscirà l'avviso per l'impiantistica sportiva pubblica, quindi stiamo pronti, prendiamo i prezzi in terziario, perché di qui a breve possiamo finalmente partecipare al bando dello sport. Ci sono tante altre realtà che verranno ovviamente riesumate con le interlocuzioni che stiamo avviando con il governo regionale, ma dobbiamo puntare sul piede per lo voglio dire io. Le notizie di questi giorni, di questi ultimi giorni ci dicono che sul piano della infrastrutturazione sociale, perché per esempio questo comune partecipò con esito positivo, ma non è partito alla missione 5 del PNRR, se vi ricordate c'è un intervento di ripulturizzazione di un asilo nido per 2 milioni di euro se non sbaglio, nel micro nido, e quindi quella misura verrà ripresa e verrà riportata in campo, quindi teniamoci pronti, anzi teniamoci aggiornati e aggiorniamo anche il preziario, cioè perché è importante su questo fronte essere pronti. E poi di qui a breve ci sarà un'altra misura che porta alla riqualificazione degli immobili da destinare a funzioni sociali. Questo è importante e quindi lavoriamo. Ho visto le ultime tre ipotesi progettuali, ci sono varie ipotesi per rendere l'immobile multifunzionale, sostanzialmente da polo socioculturale, è un polo funzionale di fatto, edifici comunali, scolastico e polo sociale. Cerchiamo di puntare sul sociale, perché di qui a breve ci potrà essere una misura molto importante. Io sono stato assessore dei servizi sociali del Comune di Catania, prima di intraprendere l'esperienza dal deputato regionale, e ho visto nella creazione di ambienti, nella gestione di ambienti, molte cose, molte attività che richiamano, oltre che l'impegno e l'attenzione delle associazioni, io credo che le famiglie, soprattutto quelle che hanno figli diversamente abili, su questo fronte possono altamente esibili e possono richiamare anche l'intero comprensorio rispetto a queste attività fortemente innovative. Questo è quanto voglio dirvi io, poi il risultatore, su tante altre cose, tutte belle, possiamo ragionarci. Ovviamente sul PRFS, ovviamente lì dobbiamo ragionare, ci sono risorse importanti e io credo che entro il 2025, non voglio essere drastico, ma sono molto prudente nel prendere gli impegni, possiamo veramente fare delle cose. Quindi da parte mia, come ho dimostrato nell'interlocuzione costante che ho con il sindaco di Copego, c'è la massima disponibilità. Di qui a breve partiranno piccoli ma significativi progetti anche infrastrutturali su questa comunità, e ovviamente rinnovo l'impegno ad essere sempre vicino a quella che considero sempre essere la mia comunità. Grazie. Grazie. Aspetto Segni se vuole prendere la parola. Io vorrei dire, aspetta un attimo.
opportunamente all'architetto. Abbiamo visto il momento del teatro, cine teatro. È un'immagine o avete già ha un progetto particolare già, insomma, come dire, più esecutivo o quasi? Perché le dico questo? Perché quello che si vede, la sala abbastanza capiente, l'arredo straordinario, quello che si capisce, ma il teatro, cine, teatro, cine ha una realtà e una sua verità, teatro ne ha un'altra, perché il palcoscenico ha delle esigenze che bisogna conoscere e credo che lei si è fatto un lavoro così particolareggiato, sicuramente, come dire, schiacciato. Cioè, volevo capire questo. Allora, premetto che si tratta di una fase di prefattibilità. Detto questo, non sono state chiaramente tralasciate dettagli, diciamo, come misure, relativamente al teatro. Quello che è la mia idea è quella di dare uno spazio non soltanto appunto per le associazioni teatrali, che ne abbiamo tante e sono molto attive, ma anche per tutte quelle rappresentazioni, come ad esempio maestre di danza, so che hanno bisogno di attività per saggi, e so che ahimè vanno a Comiso ad affittare la sala per uno spazio come ad esempio oggi stiamo facendo una conferenza, purtroppo abbiamo dovuto invitare poche persone perché non ci stiamo, quindi uno spazio elegante in cui poter fare rappresentazioni teatrali, presentazioni di libri e cine. Io sinceramente l'idea del cinema sto cercando di introdurla proprio perché a Gran Michele attualmente, io senza guardare le previsioni future che so che sono nelle nostre menti, diciamo nelle menti dell'amministrazione e dell'ufficio tecnico, so che potrebbe essere abbastanza sfruttato. Sì, voglio dire, al di là a campare polemiche, Gran Michele da questo punto di vista, cinema, teatro è molto povero. Per quanto riguarda il teatro, io per l'esperienza, perché partendo da una compagnia. Scusate, teatro non si può dire. Intervento. Volevo farne un secondo. Assolutamente no. Quindi ti prego. Va bene. Il secondo intervento. Lo spazio antestante la scuola, a me è particolarmente piaciuto quello con gli scalini che gli da attivare, più scenografico. Io lì ritaglierei 3 metri quadrati per mettere un orologio solare. Perché dico questo? Perché credo più di 10 anni fa, allora sindaco Compagnone, con il sindaco nacque un progetto, la città del sole, le ombre del tempo, per applicare gli orologi solari. Nacque questo progetto perché chiaramente fu suggerita un'idea di questo tipo. Si cercavano idee e ancora se ne cercano. Allora fu data gratuitamente questa idea. Si sono fatte alcune orologi solari, le meridiane. Mi pare che non interessa un fico secco a nessuno. Quello che teniamo a noi è una realtà, è un appuntamento che abbiamo mancato e che comunque non è stato mai realizzato fino alla fine. Che crede? Chiederei un'attenzione su questo messaggio. Grazie. Altri interventi? Bisogna fare un po' di ordine sull'incontro di oggi. Mi permetto, signor Sindaco, perché oggi bisogna sentire un po' tutti, ma su un aspetto. Ci sono delle proposte. Allora, bisogna valutare le proposte perché l'amministrazione comunale e anche gli uffici vogliono sentire le voci dalla parte della scuola, da parte dei professionisti, da parte degli artigiani, vogliono sentire dei giudizi, delle valutazioni generali, non sullo specifico, sulle proposte. Quindi l'architetto Eraccio e l'architetto Marosia hanno inteso bene andare a fare delle proposte che rispettino il quadro esigenziale e l'amministrazione ha indicato l'ufficio ha proposto e quindi loro in sintesi hanno fatto delle proposte, queste qui sono semplici proposte.
Ora, al momento in cui si sentono un po' tutti, quindi dobbiamo essere bravi a fare delle prenotazioni di interventi, fare interventi sintetici, no, e sono importanti. Dopodiché noi facciamo le nostre valutazioni e l'amministrazione comunale decide. Quindi vi invito a rispettare un po' questo metodo, che diventa un metodo importante per capire cosa fare dopo. Quindi, rinnovo il ringraziamento alla Chiesa dell'architetto Manussia, perché loro, ascoltando, hanno saputo impostare delle proposte che oggi la comunità intera, per diversi centri sociali, diverse attività, devono dare un contributo a tutti noi, in maniera tale che riusciamo a fare un passettino avanti, che è quello di avere un progetto sia sull'area che sia sulla scuola. Dopodiché si va avanti. Grazie, grazie. Allora, mi pare che dico la parola a l'insegnante Morello. No. Dico questo, che è ancora meglio. Va bene, allora, intanto buonasera a tutti. Io parlo in nome della scuola, la preside purtroppo si scusa stamane, non ci poteva venire oggi in Italia con la prima. Complimenti ai due architetti, veramente bravissimi, e soprattutto per l'astro di vostri progetti, entrambi bellissimi. Uno più realistico, a cui dobbiamo fare un po' l'abitudine, architetto, quello di Claudia, architetto Manussia, per noi più vicino perché ha stravolto poco, ecco, dal punto di vista architettonico. Però come scuola io vi devo dire una cosa, noi abbiamo una scelta obbligata, sicuramente il piano A è più consono alle nostre esigenze, ma non soddisfa, ma non la nostra, le nostre volontà o il nostro piacere di avere tutto l'edificio, perché noi non vogliamo essere egoisti, non vogliamo togliere niente a tante associazioni che vivono come noi la nostra realtà cittadina. Ma noi abbiamo degli edifici assolutamente fatiscenti. Cioè noi abbiamo scuole da chiudere, e il sindaco lo sa. Non ci bastano quelle aree che voi citerete, non ci bastano purtroppo. Noi dobbiamo garantire la sicurezza ai nostri ragazzi. Quando piove, con la preside ci mandiamo i messaggi e diciamo quanto ha piovuto per la preside. C'è il caso di chiudere una scuola che non faccio noi abbiamo tre preside, via da Ugo La Malfa e via da dove li mettiamo questi bambini? Dove li andiamo a mettere? Quindi per noi è una cosa necessaria, oltre che dal punto di vista affettivo, perché nella scuola, in Piazza D'Antoni, ci siamo passati tutti, come docenti, come alunni, ma è una necessità. E per questo ci dovete aiutare. Quindi noi siamo venuti qua a rapportare le nostre esigenze, ma sono le esigenze dei nostri figli, attenzione, non nostre come docenti. E i nostri studenti sono i nostri figli, scusami la nonna, i vostri figli, i nostri nipoti. Credo che questo deve essere al primo posto. Il piano A, quello che tu proprio hai presentato, ma come si pensa di fare un solo piano, una sola sezione? Cioè, come si dividono anche gli insegnanti nella strutturazione dell'orario? Tra poco tra qualche anno nasceremo la scuola, ma gli studenti di Gran Michele meritano di avere edifici adeguati. Non abbiamo palestre, abbiamo crepe dappertutto, abbiamo l'acqua e mettiamo i secchi sotto, cioè la testa di mia attraverso.
questa, come dire, catastrofica visione delle nostre scuole per cui possiamo raccontarci, perché su Via De Maio stiamo già intervenendo, spero di trovarlo, proprio per evitare la ripetizione alta, perché lì, vabbè, tecnicamente non vi dico, ma in senso c'è un errore all'origine rispetto a questa scuola. Per quanto riguarda Via Failla e Via Davia, mi pare che sono state già solo oggetto di grande attenzione, eccetera. Stiamo lavorando per l'ingegnere Giordano, ve lo presento, l'ingegnere Giordano è uno dei due ingegneri che abbiamo, che collaborano con noi grazie ai fondi del PNRR. Mi è testimone, perché proprio nei giorni scorsi ci siamo rivisti per parlare di andare, soprattutto di andare, per essere onesti e coscienti, perché quella presenta qualche criticità insieme. Ma stiamo valutando la situazione, faremo un'ulteriore indagine su Via Davia, proprio perché vogliamo essere certi della situazione di Via Davia. E poi ci interessa. Aggiungo che mi auguro che da quest'anno, avendo raggiunto il quasi obiettivo di avere i documenti finanziari in regola, possiamo attrarre le risorse destinate alla scuola che fino a questo momento non abbiamo potuto attrarre. E non ci sono grandissimi interventi da recuperare alcune situazioni. Forse ci ripeteremo, ci confronteremo anche con la scuola, perché rispetto alle eventuali soluzioni alternative. Detto questo, c'è la richiesta di Tennisi, Puzza, dottore Tennisi, Giuseppe Tennisi. Oh, prego. Venga, venga. Allora, io ho apprezzato moltissimo la posizione dell'architetto Manusia, l'ipotesi numero 2, quella edificio delle associazioni, perché riflettendo su cosa si basa la vita della città, noi abbiamo il piano delle istituzioni, poi c'è il piano dei cittadini. Tra questi due livelli c'è tutto il piano intermedio, che ci sono le associazioni sportive, le associazioni culturali, le associazioni sociali. Quindi ho visto in questo un salto di vitalità, di tutta la creatività che può nascere dalla città, per cui cioè, lo preferisco in questo senso, perché tutto l'ente intermedio è ciò che si interfaccia con le istituzioni e con i cittadini e intercetta tutti. Io mi fermo perché provengo da realtà associative con parecchia esperienza, però mi è piaciuto molto questo aspetto. Grazie. Signore Cucuzza. Scuso che sono arrivato in ritardo, per cui non sono riuscito a vedere la presentazione per l'area in piazza, di cui il mio intervento sarà soltanto per la scuola elementare. Complimenti all'architetta, alla giovane architetto. Io volevo suggerire semplicemente un suo input. L'idea è stata che lei ha rappresentato, in effetti rappresenta tutte le proposte che furono fatte nell'ultima conferenza, nell'ultima e prima conferenza che fu fatta. Forse è meglio risentire senza di loro. Senta, e quindi rappresenta quali sono le esigenze di qualora si volesse fare un centro a disposizione del comune, a disposizione delle associazioni. Manca una cosa, manca uno spazio per la terza età. Sarà che io mi sto avvicinando a questo traguardo, no? Però ritengo che Gran Michele abbia la necessità di dare spazio anche a coloro i quali che oggi sono fortunati perché hanno lavorato con la piazza e i circoli che ancora esistono sulla piazza, ma più tempo passa questi circoli vanno chiudendo per tanti motivi. Avere uno spazio non isolato e confinato alla terza età, ma in condivisione con la prima, la seconda e la terza età, sarebbe un'idea importante. Complimenti a te. Grazie, ingegnere. Presidente, candidato.
anziani per funzionare. Sì, certo, un po' per voi, certamente. Ingegnere, le rispondo velocissimo. In realtà l'obiettivo è proprio questo, quello di creare delle differenze tra le varie fasce della popolazione, in modo che il dottor X andato in pensione, che non ha più cosa fare, che non ha la campagna, che non ha i nipoti, che non ha, va al circolo di scacchi, va all'associazione, non so, adesso non mi ricordo i nomi di tutti quanti, all'associazione teatrale, si potrebbe appassionare, interessare, insomma, di anche questo. Quindi la mia idea era proprio quella di creare degli spazi a disposizione della comunità. Poi da quello l'ipotesi di che queste associazioni possano portare altro, quindi portare lavoro, perché no, anche perché dalla passione fondamentalmente poi nasce il lavoro, e quindi in quel modo si affaccia alle fasce di popolazione giovanili. Però potrebbe essere appunto uno spazio per tutti, anche per a qualunque età, solo qualsiasi parte. Grazie, sì, Massimo Buccioli è un nostro imprenditore. Io con il saluto iniziale ho omesso di dire che questo è il secondo incontro che facciamo su questo argomento. Quello che è venuto fuori è un po' quello che è avvenuto come riflessione nel primo incontro. Ma non è detto che sia il secondo e ultimo, da sé che ce ne saranno anche altri. Perché io ritengo che le due scelte che siamo chiamati a fare sono scelte che devono essere scelte condivise, certamente non in maniera dell'unanimità, ma condivise dalla città. Per cui questa riflessione, questo dibattito, questo essere anche, come dire, su posizioni diverse o leggermente diverse, è utile alla riflessione. Prego. Allora, io volevo dire anche un'altra cosa. In uno dei due progetti, ma poi si va a studiare magari qual è la sede più idonea, anche se quello dell'architetti Graci è un po' più avveneristico e quindi sarebbe forse il contenitore più adatto, si parlava come far rendere anche un'entrata comune. Ne parliamo da anni con un po' tutti gli artisti che sono, mi sento vicino perché sono figlio di artisti, di fare un museo di arte contemporanea, perché Gran Michele ha generato veramente tanti artisti di un certo spessore, ma non vengono rappresentati da nessuna parte. Quindi o nell'edificio che ha progettato l'architetto Graci o in una dei locali della scuola sarebbe importante realizzare delle sale di arte contemporanea per gli artisti locali. Questa è la mia proposta. Grazie. Dottor Amando, che tornando a Gian Michele a dirigere la locale Banca Agricola, e quindi ritornando a essere operativo nella società. Grazie. Io, per quanto riguarda i due progetti, su quello della piazza, perché molto diretto, mi piace, mi attrae molto quello della torre, perché è un elemento dirompente rispetto alla modalità con cui è stata realizzata la piazza, con cui sono i palazzi che ci sono, sarebbe un'espressione di grande modernità e che secondo me da un punto di vista turistico rappresenterebbe qualcosa di molto attrattivo, e quindi lo farei. Per quanto riguarda la scuola, dico subito che mi piace tanto la seconda ipotesi della piazzetta esterna, quindi quella con la scalinata, che si può sposare comunque alle tre ipotesi di utilizzo interno, cioè non è che esatto, cioè c'è una sorta, anche se sono stati presentati in un certo modo i tre progetti, in realtà poi si possono incastonare bene ed utilizzare nel modo che si ritiene più opportuno. Tutte le tre ipotesi di utilizzo, e mi riferisco ai piani superiori, non a quello del teatro, che guarda sé che sarebbe una cosa molto utile per la nostra comunità, sono tre modalità di utilizzo molto affascinanti, sia per la scuola, sia per l'associazione, ma anche non trascurando quello per l'ufficio comunale. L'ipotesi di andare a fare un'area espositiva a Fiere si può
potrebbe ben sposare con quello che diceva lui poco fa, un'area museale di artisti numerosi che abbiamo avuto a Gran Michele e di cui si corre il rischio di perdere la memoria. E il palazzo della scuola potrebbe essere utilizzato anche come blocchi, non solo a piani, ma anche a blocchi, ad esempio la parte riservata alle associazioni, perché poi non è che abbiamo centinaia di associazioni, sono più limitate, quindi si potrebbe concentrare uno spazio limitato. Questo è quello che mi pensavo di dire. Grazie. Chiesto la parola il dottore La Rosa, che è anche consigliere comunale. Io mi resisto, comunque qualche cosa vorrei dire. Avete il microfono, gestisci. Sì, sì, va bene. Intanto sono bravissima. In merito a quello che diceva Buccione, relativo agli artisti, chiedo un fuori tema brevissimo del Palazzo Fracapani. Cosa si intende fare, visto che si è parlato sempre di fare qualche sala espositiva, qualche cosa in merito. Se qualcosa si dovesse fare, io direi che è meglio farla in basso. Per quanto riguarda poi il progetto della piazza, per tornarci, anch'io sarei d'accordo a fare progetto a questo collatore, perché pur essendo tutti e quattro i progetti, diciamo, avveniristici, un po' se vogliamo con il tema, con il centro storico tipico che sussiste in piazza, questo in qualche modo esula talmente tanto dagli altri tre che potrei vederlo più, diciamo, tra virgolette, accettabile. Perfetto. Sì, grazie. Intanto complimenti agli architetti, che ringrazio per le loro proposte. E, due considerazioni. Sulla piazza ha preso molto le idee di partenza, quindi il fatto di creare uno spazio coperto e di creare... la possibilità di una visione dall'alto della piazza. Chiaramente sono ipotesi tutte particolarmente nuove, alle quali chiaramente dobbiamo un po' fare l'occhio, quindi quella della torre è molto bella, però avevo delle domande, forse una per l'ufficio tecnico, non so se la torre è compatibile con i nostri regolamenti come altezza, la possibilità di fare un edificio così alto. E poi vi lasciava perplesso delle prime ipotesi, il fatto che per come vedevo la disposizione, le prime due, è come se quella dell'esagono, questo esagono che entra dentro la piazza, alla fine è come se ostruisse un po' la visuale anziché favorirla. E anche nella prima mi dava l'impressione la visione dall'alto, però perché evidentemente non conosco. Quindi diciamo queste perplessità, però chiaramente sono ipotesi nuove sulle quali chiaramente mi riservo un giudizio definitivo. Per quanto riguarda invece la vecchia scuola Mazzini, io condivido le perplessità, il grido d'allarme delle insegnanti. Anch'io avevo pensato che quelle poche aule fossero poco funzionali, uno da un punto di vista anche della fluidità degli insegnanti, ma anche per una questione di promiscuità, secondo me. Andare a fare sotto il teatro, sopra la casa delle associazioni, nel mezzo della scuola, secondo me gli alunni, i bimbi hanno bisogno di spazi a loro dedicati, ma soprattutto che siano funzionali. Io nel primo incontro l'architetto Iraci ci fece vedere, non so se era una scuola progettata da lei o dal suo studio, se non ricordo male, ma ecco, oggi le scuole, visto anche il mio intervento allora, sono degli spazi diversi da come erano 51 anni fa, hanno degli spazi comuni, hanno anche da un punto di vista di illuminazione naturale, sono studiati in una determinata maniera, hanno degli spazi comuni come laboratori, le mense, le cucine. Andare a riadattare, anche se volessimo, siamo tutti affezionati alla vecchia scuola elementare, ma anche se volessimo, secondo me, riadattare questo spazio completamente a scuola, sarebbe, secondo me, un mezzo passo falso. Bisognerebbe, secondo me, immaginare la possibilità di creare una struttura totalmente nuova e che sia
indirizzata esclusivamente ad essere un edificio scolastico con le nuove esigenze e con le nuove possibilità che oggi ci sono. Questa è la mia idea. Sono molto favorevole al teatro, immagino il signor Grosso quando parlava del teatro immaginava gli altri spazi che stanno attorno oltre alla sala, per le scene, per i camerini, per la cuvette, per tutta una serie di cose, ma immagino che poi ci si penserà. E quindi io trovo interessante la casa delle associazioni. Ricordo sempre che ci sarebbe già la possibilità di farla partire, questo dico all'amministrazione, perché alcune stanze sono già state quasi ultimate, perché c'era questo progetto di far già partire una piccola casa delle associazioni nella vecchia scuola Mazzini. Quindi esorto l'amministrazione a cercare almeno di far partire queste cose, che sarebbe già interessante iniziare, perché comunque i progetti, appunto, ancora mancano i finanziamenti. Questo progetto vedrà alla luce, spero presto, ma non sappiamo quando. Già quell'edificio potrebbe già iniziare oggi ad ospitare delle associazioni che spesso non hanno delle sedi da poter utilizzare. E quindi, secondo me, un edificio, un polo multiculturale, sociale, culturale, sarebbe la destinazione ideale. Questo volevo dire, grazie. Buonasera. Grazie. Il Palazzo Fregamani alla fine. Scusami, ma poi. Chiaramente le proposte sono tra virgolette anche provocatorie, no? Facciamo delle cose che sono normali, ecco, che rientrano nella normalità, magari non avremmo nessuno convegno di cosa parleremo. L'esagono si è vero, ha questa volontà di penetrare, ma non penetra, ci sente a filo esattamente con lo spazio che abbiamo, arretriamo i comuni, quindi rispettiamo un po', quindi non sovrasta la piazza, questo per capire un po' quello che faccio dire del piano. Sono d'accordo invece sul discorso della scuola, qui non entro in merito, perché chiaramente è un progetto che sta curando la collega, però il concetto di scuola oggi è cambiato rispetto a ieri, no? Gli spazi sono cambiati, le dinamiche sono cambiate i tanti rapporti che prima non c'erano. Noi ricordiamoci che il regolamento delle scuole, come tutto il sistema urbanistico in Italia, è del 1942, significa praticamente avevamo imposte determinate regole, determinate, c'era, ricordate le scuole femmine e maschi, cioè questo lo diceva un po' su quello che era praticamente la tipologia delle scuole. È chiaro che le scuole oggi vanno viste in maniera diversa, sì, quella che abbiamo presentato l'anno scorso era la scuola che stiamo proponendo noi. Una scuola totalmente a pianta libera, c'è il piano terra in contatto con la città, cioè io penetro da cittadino e non più vado a cinturare la scuola in maniera effusa, ma la scuola terra, è chiaro che poi devo proteggere i miei alunni che non devono commissionarsi col pubblico. Quindi io non sono d'accordo che gli spazi che vanno recuperati, secondo me, è una mia opinione da architetto, che vanno recuperati con una destinazione d'uso del passato, quale potrebbe essere appunto la scuola, oggi per le strutture che ci sono si potrebbero rivedere spazi più adatti, penso, alla collettività e pensare alla scuola in maniera totalmente differente. Questo è il mio pensiero, sì. Grazie, architetto. Volevo aggiungere una cosa veloce relativamente all'inserimento di una piccola porzione della, chiamiamolo istituto scolastico, quindi l'inserimento di una sezione. Innanzitutto sono pienamente d'accordo alle parole del collega, ma chiaramente poi noi abbiamo dovuto fare i conti con un edificio esistente e con soprattutto le richieste della comunità. Quindi sottolineo che le nostre proposte sono state date da quello che nello scorso incontro voi ci avete chiesto. Ahimè, la scuola, anche per questo motivo, l'idea di... Adesso maestre, non me ne vogliate, ho paura di dire quello che sto per dire, però inserire tutta la scuola in un edificio come quello è rischioso, non è consono e non rispetterebbe la normativa. Mettere soltanto una sezione di scuola elementare e una sezione di scuola media, diciamo, farebbe comodo a quella piccola porzione di bambini che abitano il centro storico. Solo questa era l'idea, poi chiaramente da questo ne... Non è in funzione
Sentite responsabilità. Grazie. Faccio pregatario. A breve ci sarà riconsegnato per un modo di darlo, devo dire che leggevo, è un manto per la comunità. Cosa faremo di fare sopra? Certamente stiamo già lavorando per avere un progetto che ci consente di arredare gli spazi che ci sono all'interno del Palazzo Pregatale per realizzare il museo. Solo dopo sapremo se realizzato, come dire, questa parte, quanti spazi resteranno e se ne resteranno per eventuale altra destinazione che comunque non può che restare tipo culturale. L'idea che c'era, che lanciava anche Massimo Cuccioli, di dedicare uno spazio adeguato agli artisti locali, potrebbe, lo dico con condizione, trovare spazio nel Palazzo Pregatale. Se non fosse così, è chiaro che questa è un'idea che va, come dire, attenzionarci, perché no, se siamo in grado e capaci di realizzare. Chiedevo a di parlare in maniera pulita, se non mi è arrivato la... Subito dopo sarà fatto. Sono stato sollecitato pesantemente, ma io per la voce che mi ritrovo in questo periodo non avrei dovuto intervenire. Comunque si tratta di due siti su cui mi sono particolarmente cari storicamente, perché mentre nella scuola elementare ci sono cresciuto, che già dalla seconda elementare io ero in quella scuola, che mi pare che era già nel 52-53, mi ricordo ancora che il palazzo all'istante Piazza Manzoni era un palazzo all'incombe, praticamente così come il municipio, prima edizione, se avete visto nel modo di epoca, aveva una facciata e una profondità, una facciata coerente con la piazza, una profondità molto più di roba che la mia era la stessa cosa. Quando fecero questa scuola, io da ragazzo, già ero dentro, perché ci sottraeva degli spazi che noi utilizzavamo come gioco, in maniera pubblica. Però, dopo forza, sempre che il periodo, diciamo, della ricostruzione, ancora, stiamo parlando del 53, se non ricordo male, e mi sono adattato anche come alunno. Mi ricordo che sulla palestra sulla piazzetta superiore all'imperiore, alla palestra, facevamo le feste poi della matricola, mentre nella copertura piana facevamo i saggi ginnici da ragazzini. Ogni fine anno c'era un saggio ginnico, non so se qualcuno di voi, se sa qualcuno che il signore non si sa dicendo. Tu ti ricordi? No, un po' di nostalgia ce l'ha. Sì. Quindi io guardo altre trasformazioni con un certo sospetto. Sono difficile da digerire alla mia età ormai avanzata. Ciò non di meno, quando mi vengono spiegati come si deve, io riesco a scegliere tra l'uno e l'altro. Ora ho il progettino, io me lo studio e poi al sindaco se vuole. Grazie. Per quanto riguarda l'altro sito, io l'ho seguito con attenzione dall'inizio, dagli anni 80, quando abbiamo fatto la prima ricerca sulla titolarità di questo bene, se era
del comune, se era dello Stato o se era di qualche vicino che man mano stava acquisendo dei diritti di veduta, stava usufruendo dei diritti di veduta. E tant'è vero che qualcosina nello scalfire questi diritti di veduta è avvenuta. Tant'è vero che io in questa sede vorrei sollecitare i progettisti che forse uno studio di fattibilità, giusto? Da mettere poi in fase un concorso di progettazione, un progetto integrato, non so cosa da agire l'amministrazione. Bisognerebbe verificare la legittimità, l'abbiamo poi conseguita nel tempo. Io mi ricordo che la prima istanza fu fatta col ragioniere Anguzzo nel 1984. Io ci ho lavorato spesso alla possibilità di ricostruzione, mi sono fatto pure politica, amministrazione, no? È stato il mio mestiere, al di là di altre case. Abbiamo avuto una risposta poi solo all'inizio degli anni 90, con una lettera del presidente del consiglio dell'epoca, non so se era il 92, il 93 o il 94, Giuliano Amato, quello che ci mise le mani nelle tasche degli italiani, e comunque era del mio partito, io sono arrivato a contattarlo e mi fece una lettera. Lettera che ho poi distrutto, salutare Cucuzza se ne andate. Ho tessuto perché siamo stati tutti travolti dalla bufera di mani pulite e avendo paura Torino. Poi abbiamo portato il professor
qualche delusione abbiamo avuto di quell'anno, parlava del dente mancante. Però si sa, si è verificato quando ha fatto il progetto di dare delle ipotesi fattibili sotto. E queste ipotesi, quelle che dava lui, sono completamente diverse da queste. Chiaramente sono passate nel frattempo 40 anni, le cose sono mutate. Io sono stato a Praga e ho visto che vedete video spiegato, in torsione, tutto minacciato, Meno male che l'avete fatto. Ho dovuto fare una cosa scorbida, manca di 50 cm di altezza perché la sovrintendenza si è impuntata, mi ha detto lei deve abbassare perché la massima elevazione che lei può fare è di 5 metri cubi al metro quadro, uno, superato poi superato, per motivi sismici. L'ho dovuto abbassare di 50 centimetri. Se vedete poi la legge, e sta cambiando, siccome io conosco pure la sovrintendenza, che è un poco dura su questi aspetti. Ingegnere, grazie. Ha chiesto
nell'accordo ci sono scritte altre cose, non è il caso, non ci interessa. Sono conosco comunque patrimonio pubblico del comune, istituzione scuola. Questa assemblea che sta qua dentro decide se prenderà patrimonio comunale, resta destinata a una cosa o a un'altra, per essere chiari. Dopodiché, io leggerò ovviamente questo accordo, vedrò cosa c'è scritto, ma ciò non toglie che patrimonio pubblico ha una destinazione per tutta l'eternità ad un obiettivo. Può essere che ci sono fasi storiche per cui portano a fare scelte diverse. Io voglio dire, ciò non toglie che io sono principalmente contro la scuola al centro storico. Anzi, mi pare che, da questo punto di vista, ma la sua destinazione totale, rispetto a tante esigenze della sociali della città, la sua destinazione totale rispetto a tanti immobili che resterebbero vuoti è in balia della distruzione. Io credo che una scelta considerarsi, equilibrarsi, popolarsi, riprendendo le criticità che ci sono in alcuni paesi, eccetera, io credo che si può arrivare distribuzione del servizio scuola per la nostra città, che fornisce un po' tutte le esigenze. Grazie. L'architetto dice va bene, gli spazi oggi della scuola sono diversi, lavoriamo per la scuola, ma quella scuola ha talmente tanti spazi che l'ingegnere, architetto ingegnere, ha l'esterno, come diceva l'ingegnere Pulino, che noi utilizzavamo per le recite scolastiche estive, sono spazi che si potrebbero utilizzare. Grazie. Cominciamo però a coordinare poi, hanno certamente la parola con il cartello, l'assessore Palermo, l'architetto Di Stefano, ci sono altri così compagnone, altri. Allora, andiamo con compagnone. Allora, io cercherò di essere brevissimo, anche se l'argomento richiederebbe una discussione. Il nostro sindaco ha utilizzato un termine di una persona per carattere gentile e ha detto che questo non è più una importa. Io mi piace contestualizzarla e dico che questo non è più una importa e ne dobbiamo essere tutti consapevoli. Perché noi con questa riunione, forse con l'altra, noi evidentemente è stata una coincidenza della storia che ha voluto che in questo momento fosse il sindaco che noi siamo qui presenti a partecipare a un argomento che, a parte quello dell'architetto che è molto importante, ma è il nostro, quello attuale. L'architetto invece è principe della serata, che è quello suo. Quello per noi invece ha un valore, per lui ha un valore architettonico, ma per noi è un valore che con l'architettura ha, diciamo, un riferimento tutto sommato non fondamentale, ma con la nostra storia sì. Noi con l'intervento sullo spazio dobbiamo essere consapevoli che stiamo intervenendo con una discontinuità voluta, perché la discontinuità voluta in architettonica non tradisce la storia. Perfetto, non tradisce la storia che c'è in vita, che è la creatura del principe. Noi siamo in discontinuità con lui perché vogliamo essere in continuità con lui, perché è stato un grande intellettuale, capace in un momento complicatissimo in cui la nostra occhiolaia era stata completamente distrutta e la metà della popolazione era morta, nel giro di tre mesi a venire qui
e a determinare la grande intellettuale qual era. Badate, non era uno un principe qualsiasi, era uno che aveva una visione, almeno europea, che riusciva a sentire che cosa in Europa si pensava, e lui pensava nella testa in sintonia con quello che c'era in Europa, pensava aveva l'idea della città ideale. La città ideale, e riesce in pochissimo tempo a elaborare un'idea così straordinaria e a fare questo esame che diventa per noi la nostra, siamo legati a questa storia, noi siamo figli di quella decisione lì, e verso il principe noi abbiamo mostrato una sorta di, non dico dimenticanza, ma non siamo stati all'altezza, perché per 2 secoli e mezzo probabilmente non lo abbiamo pensato manco tanto, e che poi abbiamo cominciato a pensarlo un po' tardi, a metà del Novecento, nel 1981, ma da lì in poi lo abbiamo apprezzato, abbiamo capito quanto fosse importante, però abbiamo sciupato nel tempo la possibilità di utilizzare una realizzazione che era di natura mondiale, che era di importanza turistica fondamentale. E allora io, per non farla lunghissima, io dico che questa riunione è fondamentale, quella invece sua è importante per noi, ed è molto importante, ma quell'altra, caro Pippo, è fondamentale per le future generazioni nostre, per i figli dei nostri figli, perché quello che sarà determinato stasera o alla prossima riunione varrà per sempre, o comunque varrà per un tempo indefinito che noi non sapremo. Un tempo nel quale quelli che ci saranno, noi non ci saremo più, magari decideranno di intervenire ancora su questa determinazione del principe, che è diventata adesso anche nostra. Noi diventiamo soggetti democratici, partecipazione attiva. Noi siamo principi in questo momento non monocratici, come il principe poteva decidere come lo voleva lui, ma noi lo stiamo decidendo insieme. Stiamo parlando l'opposizione, la maggioranza, persone stimabilissime, e stiamo decidendo questo futuro, e il futuro sarà quello che noi vorremmo. Allora io entro nel merito per parlare con l'architetto, per dire che quello che penso io è questo: quella torre per me va bene, l'altra quella chiusa no, quella no, questa torre per me va bene, quella torre va bene se noi la contestualizziamo rispetto alla piazza di qua adesso. Se noi non riusciamo a contestualizzarla sulle cose su cui bisogna, non sono cose fondamentali, sono interventi tutto sommato leggeri, ma se non la contestualizziamo con questi piccoli cambiamenti, quella diventa decontestualizzata, cioè diventa una bella invenzione dell'architettura, ma fuori dal nostro contesto della storia. Sono d'accordo. Allora, io, e qui ne parlo anche con Pippo, con il quale abbiamo grande sintonia, Pippo Compagnone, lui era sindaco, lui ha ereditato un progetto che non era suo, l'ha fatto al meglio, quindi non ci sono critiche, noi dobbiamo essere in questo molto positivi, molto pragmatici, perché l'argomento è davvero difficile, perché quando si intervenne la prima, quella volta, con quel progetto lì, furono commessi in sequenza degli errori che noi dobbiamo rimediare, ma che non sono colpa sua. Perché all'origine c'era un errore di fondo nella progettazione, che quei due signori là, quei due fratelli là, hanno risolto, ma non potevano risolverlo tutto, perché nel momento in cui si risolve il principale problema, un errore tragico dei progettisti, come si fa a farlo io non lo so, di aver fatto la meridiana, che era una delle creature del principe, il principe ci ragionava con la meridiana, perché era architetto, uno studioso, era uno scienziato, lui voleva sentire il battito dei suoi concittadini, questo lo diceva per noi, guardando la meridiana, perché la meridiana segnava il divenire del tempo, ed era una cosa davvero fantastica. Voi pensate che se noi sapessimo sfruttare sul piano turistico, perché adesso questo è quello che voglio dire adesso, guardate, noi abbiamo un futuro che è nel turismo. Se riusciamo a valorizzare questo impianto, questa storia che abbiamo noi, senza di questo per Michele diventerà una città insignificante. Non abbiamo barocco, tardo barocco non ne abbiamo, perché il principe dopo 2 anni
Se lui fosse rimasto in Umbria, avesse avuto almeno 10 anni, noi avremmo avuto i palazzi più belli del tardo barocco. Ma lui non è potuto intervenire, non c'era un'intellettualità, una condizione perché questo accadesse. Adesso noi però dobbiamo sapere che quell'errore che hanno rimediato i nostri due concittadini che ho di fronte a me, con i quali abbiamo giocato per tanti anni al pallone, e quell'errore ne ha portati altri che non erano immediatamente risolti. Questo mi rende assolutamente conto, ma che adesso possono essere, perché nel momento in cui si gira la meridiana si fa un altro errore di conseguenza, perché al principe non si può girare la schiena e farlo stare lì che lui guarda perennemente la schiena. Quindi questo è già un errore, che non è un errore strutturale, quello era strutturale. Ma questo diventa un errore nostro, di legame, di rispetto. Non è possibile che questo sia così. Il principe deve poter guardare negli occhi la sua creatura. La meridiana la deve vedere lì, dove il puntino gli segna l'orario del sole. E noi dobbiamo rivedere quando la lettura dell'orario che il sole ci permette di vedere. Perché non si può più vedere, perché quella gradinata bianca che parte dalla gradinata e va fino in fondo è esagerata, no? Bisogna in qualche modo leggeri interventi, no? Non devono esserci cose, ma leggeri interventi in quella cosa là. E poi noi dobbiamo permettere a questa creazione che fa l'architetto, che è una bella creazione, che mi piace, anche tipo diceva una cosa importante, bisognerà vederla anche in rapporto con la casa Fragapane, perché bisogna vedere lì, se lì si fa il museo, beh, non si possono fare due musei accanto, bisogna studiare una soluzione diversa, ma per questo c'è tempo. Però nel momento in cui noi diciamo che quindi il turista ipotetico che viene là sale quella torre, sale e va in alto, e da lì, non dall'aereo, da lì finalmente può ammirare l'esagono, quello è il risultato che noi dobbiamo raggiungere, quello, perché nel momento in cui riesce a leggere l'esagono lo vede, ma quella è una cosa straordinaria. Oggi l'esagono non si vede, ma non è colpa di tutti, è così. E quindi noi che siamo persone pragmatiche dobbiamo con piccole cose, con intelligenza, con amore, con costanza, sapere che quello è il luogo in cui si decide il nostro rapporto con la nostra storia. Se noi lo sbagliamo, consegniamo ai nostri, a quelli che verranno, un errore tragico. Quindi volevo soltanto, poi all'architetto rivolgo i complimenti perché c'è una bella sensibilità. Io, quindi su questo è concluso, io poi vorrei vedere se assieme a queste cose importanti che propone per la primaria, per tutte, perché le cose che dicono loro sono, io lo capisco, perché un po' quel mondo l'ho vissuto, e adesso la scuola è molto più difficile, non è più come prima, adesso è molto complicata, però in queste cose bisogna intervenirci, appunto, e qua il pragmatismo adatto per farlo. Io pensavo, avevo in un progetto del PNRR che l'amministrazione ha presentato, c'era nella vecchia dove noi facciamo il mercato, c'era l'intenzione di ristrutturare tutto il quartiere, però per le questioni di sciocchezze non è stato finanziato. Lì si intendeva fare anche la casa della cultura e della storia locale. Io questo incipit, magari se è possibile, come dire, inserirlo, accoglierlo, perché comunque noi recentemente l'amministrazione comunale, sì, è riuscito ad acquisire i cosiddetti rilievi, e questi rilievi che sono di un secolo e mezzo tra Occhiolà e la nuova Gran Michele, ci raccontano la storia di tutte le famiglie che ci sono state, che si intitola Dei beni e delle anime, rilievi, cioè rivelano sia il possesso dei beni che gli anni che ci abitavano. Ora lì bisognerà fare in modo che anche l'ora della storia locale possa essere rappresentata nelle scuole e che si parta da lì, e per fare questo abbiamo bisogno di attrezzature, di cose importanti, di luoghi che noi in questo momento non abbiamo. Questo è un altro ragionamento. Del resto
scusate se l'ho fatta lunga. Grazie. Mi trovo molto d'accordo. Grazie. Nella nuova programmazione che è un 27, se non ricordo male, non ricordo, sono un po' così, e abbiamo già indicato le opere che in cui il Gambiniere potrebbe avere bisogno, come in definitivo, ovviamente si può chiedere tutto ciò, ma per questo certamente abbiamo messo il rifacimento della piazza. Prego, Valerio. Da amministratore di questo comune io dirò poche cose. Questa è la seconda riunione che facciamo su questi due progetti. Progetti che nascono dalla storia che abbiamo noi a Gremichele e che nascono dai PNRR, quindi stiamo lavorando per non perdere questi canali di finanziamento. Nella prima riunione abbiamo fatto delle proposte, una delle proposte era quella di riconsegnare una parte della piazzetta dove c'è la scuola alla città, perché nel progetto del principe di Carlo Maria Graffa quella porzione di piazzetta che era stata data alla scuola, come ha ricordato l'ingegnere Pulito, appartiene alla città, quindi io ringrazio l'architetto per aver recepito queste cose che emessero in quella riunione, quindi penso che quella proposta cambierà anche di nuovo la topografia della piazzetta e anche della città in generale. Sulle destinazioni, il mondo della scuola sta ponendo dei problemi che noi, legittimi, fin dal primo giorno abbiamo il sindaco, l'amministrazione ha accolto, quindi ci sono diverse ipotesi, ma questa riunione è una riunione, diciamo, che sarà seguita da altri incontri, da altre riflessioni, quindi con serenità noi prenderemo le richieste, perché è vero che c'è la scuola dove siamo cresciuti, la scuola è diversa, negli anni sono stati costruiti altri edifici, ricordiamoci che Santuzzi e Piano Pugni sono stati consegnate alla città a metà anni 90. Quando riguarda la questione strutturale, la scuola nel 2014 ha avuto interventi di adeguamento sismico, quindi questa già è una cosa che abbiamo acquisito. E tuttavia abbiamo fatto fare, rispetto alle discussioni che sono state poste sulla staticità della scuola, noi come comune, come ufficio abbiamo fatto le analisi strutturali di tutte le scuole, conosciamo il problema, le scuole non le abbiamo costruite noi, ci sono scuole di 50 anni, anzi siamo sempre attenti a qualsiasi tipo di manutenzione, urgenza, l'amministrazione è sempre presente. E chiudo per dire che questo è un altro passo avanti. Ringrazio i progettisti che hanno accolto e preso a cuore Gambichele, perché Gambichele ha l'impianto esagonale. L'impianto esagonale noi lo dobbiamo valorizzare anche con gli interventi che oggi sono proposti, e quindi meglio di un confronto democratico che porta sempre a migliorare, perché ascoltando le richieste, le esigenze, i tecnici. E poi finisco per dire, consigliere Rocca ha posto se gli interventi sono confacenti con le norme urbanistiche. Esiste lo strumento della variante. Se riteniamo che il progetto non sia conforme alle norme attuali, cioè, il legislatore ha previsto la variante, e quindi possiamo veramente portare avanti questi progetti che devono essere pronti per eventuali richieste di finanziamento di progetto esecutivo e definitivo. Io vi ringrazio, ringrazio per gli invisi di tutti, grazie. Grazie.
anche con i tecnici, entrambi i tecnici per la presentazione di questi progetti, che in parte avevamo già preso in considerazione a scuola, che in un liceo artistico, una sezione architettura ambiente, ci eravamo già occupati soprattutto della risoluzione di questo anello mancante. E con grande sorpresa abbiamo ritrovato delle idee molto simili a quello che avevamo proposto, cioè i miei alunni avevano proposto. E come funzione avevamo pensato veramente ad un museo da dedicare a mostre di arte contemporanea, però se è stato detto già qui, se il Palazzo Trecapane verrà dedicato a questo, che ben venga altro, altrimenti il museo era una cosa che noi avevamo proposto. Poi per quanto riguarda invece la proposta della collega, mi associo a quello che ha detto Palermo, l'assessore Palermo, cioè sul discorso che ci andiamo a riprendere con una di quelle soluzioni la parte della piazza che in effetti manca. C'era una irregolarità dal punto di vista urbanistico, quindi andiamo a rispettare quanto stato proposto nel progetto del nostro origine. Ringrazio. Grazie. Complimenti. Grazie. Pagione, credo sia l'ultimo intervento, poi magari una cosa per la consentire. Grazie. Chiude sempre sì. Allora, intanto voglio ringraziare il sindaco e l'amministrazione comunale perché ha dato la possibilità alla città e alla scuola, quindi alla parte viva della nostra città, di poter ragionare tutti noi sulla struttura. È una cosa intelligente, una politica, anche perché, come ha detto qualcuno prima di me, è giusto che si facciano questi confronti, poi alla fine qualcuno dovrà decidere, è meglio che quando prende la decisione avrà ascoltato, dopo aver ascoltato l'esigenza un po' di tutti, soprattutto gli stimoli che vengono dalla comunità. Ho sentito tanti buoni interventi, devo dire che sono più le cose che concluiscono poi alla fine, no? L'apprezzamento che si è con questa torre, cioè, e parto dal, come sempre dal ragionamento del fatto di Michele che abbiamo questa assonanza. Il problema noi che dobbiamo avere è l'idea della città. Qual è l'idea di questa città? No? L'idea di questa città è intanto il rispetto, la nostra idea fondante di questo esavo, che era un numero perfetto, in una città che era una città ideale. Noi fummo nel 2004 invitati l'architetto Iraci a Barcellona a portare la nostra lavagna dove c'era il forum dell'architettura internazionale mondiale e furono invitati ed erano esposti in quella fiera tre cose dell'Italia: la nostra lavagna, la Certosa di Parma e i quattro canti di Palermo. Non me lo posso ascoltare perché la nostra lavagna la ascolta io personalmente, un rifacimento, non quello originale, ma un rifacimento fatto dal nostro istituto d'arte. E nella prima giornata di apertura c'erano 17.000 visitatori, non me lo posso ascoltare. Per dire l'importanza, perché la lavagna? Perché c'era l'impianto esagonale, l'impianto perfetto, la città ideale. Allora noi, se abbiamo una visione, un'idea di questa città, l'idea che deve avere la politica città sono due cose, certamente alla vivibilità, no? A rendere bella la nostra città, il piacere di viverci in una città, di starci. E poi la possibilità di far venire gli altri a vederla, il turismo, quello, no? Tra virgolette. Cosa doveva far vedere da questa città? Beh, abbiamo il parco archeologico, abbiamo rifatto il restyling di molti edifici, la chiesa madre, questo palazzo dell'architetto Sarto. Ma dal piano ci abbiamo lavorato tutti questi anni, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto gli scavi archeologici, abbiamo sistemato la piazza, le sei piazzette, c'era una visione, attenzione, non è per caso, non è successo nulla per caso, avevamo la visione di rifare la piazza, di rifare le sei piazzette, di collegare la piazza e le sei piazzette con lo stesso
con lo stesso omogeneo ragionamento, tant'è vero che facevo anche gli assi viari della stessa tipologia della piazza. Vi comunico tra l'altro che gli ultimi due assi viari che non sono stati realizzati sono anche questi finanziati, e prima o dopo li vedremo realizzati. Quindi avremo realizzato la piazza, le sei piazzette, i sei assi viari, la ristrutturazione della chiesa madre, la ristrutturazione di Palazzo Fracavani. Palazzo Fracavani c'è scritto nella convenzione che all'epoca sottoscrivendo io sindaco Pippo Gremo era assessore provinciale e presidente della provincia, quando comprò la provincia Palazzo Fracopani e lo concedette al comune, e ci scrisse che quello doveva essere il museo dell'archeologia, punto. Questo è e questo deve essere. L'abbiamo ristrutturato, abbiamo procurato i fondi per la ristrutturazione, adesso ci stiamo occupando di trovare i fondi anche per fare l'allestimento. Come vedete c'è un'idea, una coerenza sbagliata di posti che decideranno, ma credo che abbiamo un'idea di cosa fare. Cosa manca in questa idea? Manca la visione dall'alto. Manca la visione dall'alto. Quando noi vendiamo ai turisti, tu vendi un prodotto ai turisti, le vendiamo, era un'idea straordinaria, tu la sposai quando mi avete dato l'idea. Per la realtà mi vende a Praga, lei quando ho visto delle gente con una sorrisura che portava un orologio solare. Ma scusa, Gran Michele, abbiamo il principe che ha scritto il libro sugli orologi solari. Il campione, il numero uno, noi non facciamo gli orologi solari. I ragazzi, i due fratelli straordinari, diedero l'idea e abbiamo immaginato, presentato il sole e gli orologi solari. E li abbiamo anche cominciato a fare. Va completato, deve essere completato. Purtroppo, vedete, tutto questo disegno, c'è stata un'interruzione, speriamo che sia recuperato. Questa amministrazione sta pian pianino recuperando questa idea della città. E dobbiamo continuare sugli orologi solari, perché è un motivo per cui i turisti possono venire. E poi la natura da lavorare. Io sono felice, voi non lo potete immaginare, quando ho visto il progetto che è venuto dalla pelle d'oca, perché finalmente si sta realizzando una cosa straordinaria, che ho sempre sognato, perché vedo che ma la cosa più bella è che ho capito, ho percepito che la stragrande maggioranza di voi che la pensa così, quindi questo è vero, quindi vero che si può realizzare anche questo sogno. Quello di una torre da cui tu leggi, quando arriva il turista, dopo che gli hai fatto vedere il parco archeologico, la nostra piazza, eccetera, eccetera, gli fai vedere l'esame visto da là. Certo, ha ragione Michele, questo sforzo lo dobbiamo fare anche dentro sulla nostra piazza, ragioniamoci un po' tutti, sono piccoli interventi che abbiamo capito subito che bisognava fare, ma all'epoca i progettisti ci dissero no. Il progetto approvato è questo, il finanziamento dice questo, e non lo si può toccare, quindi ci siamo dovuti fermare. Però alcuni piccoli cambiamenti, l'altura della sala con la pietra bianca, la ricollocazione del principe, vi ricordo, così come il lavoro dei sestieri, le altre opere d'arte sui sesti, fu tutta un'idea, no? Di riprendere la nostra storia, la nostra cultura e far affezionare i nostri cittadini alla nostra radice, a perché siamo grammichelesi. È stato fatto tutto questo ragionamento, quindi niente è per caso, chi ha un visivo video, chi è legato, no, quelle sono opere d'arte e richiamano i sesti che erano congegnati nella nostra creatura. Ecco tanti motivi per cui possiamo far venire quei turisti di essere orgogliosi di essere grammichelesi. Tutto questo ragionamento va completato. Il tassello mancante è questo spazio, mancante nella ricostruzione, mancante nella piazza. Per quanto riguarda il discorso della quale architettura. Certo, ce lo siamo posti tutti i problemi, fino a tu ricordi male. Perché il professore Portoghese e Sgarbi, tutte e due affacciate da questa finestra, hanno posto due idee totalmente diverse. E non me lo posso dimenticare perché furono esattamente quasi una sorpresa per me, perché Sgarbi insisteva sul completamento, messa addirittura dovete copiare l'altro angolo. Sarebbe un altro lì. Paolo Portoghese disse no, assolutamente. È la visione contemporanea, intelligente, dico io, giudiziosa. Ogni opera d'arte, ogni opera urbanistica può diventare arte, deve essere contemporanea al momento. La Torre Eiffel è un valore che fu fatta dall'ingegnere
in fase storica, in quel momento, con quella tecnologia. Non lo potevano fare i romani. Se lo vedo, il Torre Eiffel, penso che l'hanno fatto i romani. Però hanno fatto il Colosseo. È un'altra cosa. Noi oggi abbiamo il dovere morale, anche perché sarebbe una cosa di cattivo gusto, secondo me, nei confronti proprio della storia, andare a fare una scopiazzatura di un edificio di un altro epoca. Noi dobbiamo fare una cosa di oggi, che è dimostrazione della nostra società, della nostra tecnologia, della nostra architettura moderna. Questo dobbiamo fare, sposandola con la storia. Facciamo leggere l'esame, perfetto. Secondo me è la strada giusta. Poi possiamo trovare il giusto ambiente per andare a quello che vogliamo fare, e lo dobbiamo fare. Per quanto riguarda questo argomento, la ringrazio perché il progetto è bellissimo. Ma Portoghese cosa disse? Portoghese disse che bisognava, quello che ho detto, bisognava invece fare un'opera contestuale, contemporanea, di rottura, perché non è sempre che tu fai la sovrazzatura del no. Deve essere con... No, uno specialista nel centro storico, nel centro storico che ha fatto due parte con la Reggiana, Portoghese aveva dato due soluzioni, sì, che erano coerenti con il resto della piazza, e della piazza, per dire, del fontano. Sì, ma poi fino a poi alla fine. Ma non è poi alla fine, poi alla fine non è, perché la cielo vedete, era un carcere. Era salva adeguata al carcere, non invece. Ma noi oggi abbiamo una grande possibilità di fare una cosa straordinaria, tra l'altro. Faccia anche un po' un ragionamento, un altro tipo di ragionamento, tu sei intelligente o un ragazzo. Oggi più che mai a noi serve una cosa di rottura, serve una cosa che faccia parlare i giornali, che faccia venire quella gente per curiosità. Ma che cosa hanno fatto? C'è una porcheria! Noi abbiamo bisogno della polemica! Noi oggi abbiamo bisogno della polemica per far arrivare quella gente, verranno gli architetti da mezzo mondo, verranno tanti giovani, verranno le scuole a vedere questa cosa, è quello che serve per rivisitare, rivivere la città. Noi non serve che tutta la cosa passi liscia e che tutto si può vedere, no, no, serve esattamente il contrario. E poi c'è un anziano. Ma io sono un anziano. Sostanzialmente. Io, andiamo al discorso sulla scuola. L'architetto così ha colto perfettamente lo spirito di ciò che gli era stato suggerito, e poi il buon senso. Quali sono le esigenze? A. Far rivivere quella parte centrale della scuola. Certo, ho fatto un discorso pratico, tecnico, come no? Quindi abbiamo parlato, se non so che siete un'amministrazione immediata di tutto in questo, che bisogna fare una valutazione reale delle esigenze della scuola, no? Ed è quello che l'amministrazione sta facendo anche alla luce degli ultimi risultati degli esami sismologici che sono stati fatti. Quindi questo lo si sta facendo, alla fine si farà una verifica di quello che sia e quello che non sia. E in questo centro storico ci sia la scuola che riviva una parte di scuola è assolutamente utile. Non lo so se possiamo fare tutte le scuole là, perché c'è un problema, poi ci sono i punti anche col traffico, i parcheggi. Non possiamo appesantire le gestioni. Io, il pericolo della promiscuità che diceva, è prima di tutto è vero, poi riflettendoci, se tu ragioni, la promiscuità può essere anche un bene, nel senso che intanto le dice la struttura è enorme. Ci ha dimostrato un complemento con te, bellissimo, è enorme, è bellissimo, cioè ci sta veramente tutto. Se fai una sola cosa, forse potrebbe essere, come dire, interessante il discorso di portare, di concentrare tutti gli edifici comunali, potrebbe essere interessante. Però di fatto riuscire invece a metterli insieme, visto che abbiamo più elevazioni, le diverse esigenze della città, quindi la scuola anche trattata in modo moderno, perché gli spazi ci sono, quindi si può trattare in modo moderno con questi spazi che hai fatto tu, eccetera, eccetera. Realizzare sotto un punto dove ci si può incontrare, eccetera. Quando riguarda il cineteatro, sappiate, abbiamo già il finanziamento. C'è il finanziamento per l'acquisto e la ristrutturazione del palazzo e dell'esame, per farlo per diventare un cineteatro. Se non si vende questa cosa, ce l'abbiamo.
50 900 mila euro all'amministrazione regionale per farci. Se non si vede questo soldo e riusciamo a parlarci con la famiglia in modo particolare, riusciamo a realizzare il cinedialo, che è una delle cose che è indispensabile per la nostra città e che se ne fa è quello del posto perfetto, perché in piazza ecco quella visione, Palazzo Fregapane, Palazzo Serisano, cinedialo, comune, no, è ancora fattibile dopo lo svettamento effettuato dalla banca a fare un cinedialo? Sì, sì, abbiamo fatto la visita, abbiamo fatto i rilievi tecnici, si può fare tranquillamente, ma Ferri, sai che cosa? La parte è bassa, ma non è importanza, ma tutto ciò che sì, quando lo spiego con... Non è una cifra maggiore se non mi sbaglio. No, non è così, poi ne parliamo con capo, non è un'altra, non è un'altra, però posso capire c'è anche questo, quindi fare la saletta lì, che serve per gli ingolli invece, oppure per fare le recite del bambino, chissà cos'altro, le recite delle... Anche la scuola, è una cosa, anche il servizio della scuola per fare un convegno, è una cosa perfetta. Infatti le riproposte di tutte le su quella cosa della scala domenica, mi pare che un prodotto sulla scala scala, ci sta bene l'apertura di approvarsi gli spazi. Io sarei sulla previsione di quella la prima, magari con alcune modifiche e con la verifica. Ecco, l'amministrazione, Pietro, la verifica, lo sforzo che adesso dovete fare con gli uffici, con l'amministrazione, è la verifica pratica di che cosa significa aula e quante aule, di che cosa significa spazio e quante spazio, una verifica reale delle esigenze di farla sposare con il progetto. Bene, quindi io credo che se due ore tornarci, che abbiamo dedicato nel nostro tempo, che sono molto utili a tutti noi, nel primo ovviamente, perché sarà chiamato a fare una scelta da qui in avanti. Credo che tra l'altro questo incontro non sia quello che significa. Ha bisogno di un'ulteriore riflessione, abbiamo visto tutti le proposte, ovviamente qui metabolizziamo tutti quanti, quando a me la prima volta che parlavo con questo di una questa nata, sorta di vista della piazza dall'alto, io non esiste, però questa è la mia reazione. Però nel corso del tempo mi sono reso conto che l'unica possibilità che abbiamo di valorizzare veramente la piazza è quella di dire, sapete perché? Non so chi avrà occasione, il pubblico no, perché non è in sicurezza, ma rappresentanti delle istituzioni sì, che se ne assumono la responsabilità in quanto personale. Io ho visto la piazza da sopra, da falso, da capace. Non avevo mai avuto modo di vederla, ma una postazione aperta, senza finestre. Ah, c'è un'altra visione. Non può, dicevo, essere aperta, credo, al pubblico, poi magari mi confronterò con gli uffici, perché la sicurezza di contatto generale, la parte, il tetto, quello che mi ha detto, lì c'è uno spazio. Sì, ho capito, questo non moltissimo tempo fa, questo dico, metabolizziamo le cose con serenità, e pensiamoci, ripetiamoci, parliamo, che incontriamoci. Poi perché, come dicevate, anche di Pietro e gli altri, è una scelta dell'epoca che riguarderà le generazioni future e che quindi è giusto che venga fatta con la dovuta attenzione, quindi io vi ringrazio per aver partecipato a questo incontro. Vi ricordo che domani avremo la ricorrenza del 25 aprile, che avremo questa manifestazione voluta dal prefetto qui a Gran Michele, alle 11 porremo una corona al movimento dei caduti e subito dopo il corteo
che non è divisivo, non può essere divisivo tra gli italiani, ma come il momento in cui si è ricostruito questo nostro paese e si è andato verso le attuali assetti istituzionali che abbiamo, parlo della Repubblica, parlo della democrazia, parlo della Costituzione, quindi non è una testa di pace, ma una testa esitariana. In questo senso ci è invito fortemente a partecipare perché dobbiamo anche onorare la scelta del prefetto che ci ha scelto tra una città del secondo comune di Stratolucci per celebrare il 25 aprile qui. A Michele, va bene il Presidente del Consiglio a ricordarvelo, in questa sala sarà montata una mostra, a cura dell'Ampi e degli amici del Garbo, che ricorderà i partigiani del Cavallino, quindi i nostri conterranei che hanno partecipato a 8 partigiani. Grazie e buona giornata.